Siamo uno, due, ispirazione, ispirazione profonde e poi torniamo al respiro normale, naturale. Gli occhi sono chiusi, con gli occhi della mente interiorizziamo il nostro corpo. Ascoltiamo il battito del cuore. E dolcemente di forma normale, naturale, senza alcuna alterazione. Ascoltiamo l'inspirazione, l'aria fresca che entra dalle narici, dolcemente entra nel naso, nella gola, nella trachea, nei polmoni. Sentiamo che l'aria viene riscaldata e seguendo il percorso inverso sentiamo l'aria più calda che esce dalle narici e parte nella parte superiore del pancia. Ascoltiamo il nostro respiro calmo, naturale, senza alcuna alterazione, semplicemente l'aria che entra e l'aria che esce. Osserviamo con gli occhi della mente il nostro corpo dall'esterno, osserviamo la nostra parte fisica, ogni volta che espiriamo con attenzione, con varie pensieri come nuvole scivolano via. Un po' il nostro macrocosmo dentro di noi e un po' del nostro cosmo dentro di macrocosmo. Sentiamo delle tensioni, come abbiamo il ministro, quelli che i nostri pensieri ispirano dolcemente. Una ispirazione più profonda fa aprire i palmi delle mani, rivolte verso il cielo e dolcemente, molto dolcemente, le braccia si alzano sopra il nostro capo. Sentiamo piano piano il contatto con i polpastrelli, le dita, piante delle mani, poi il suo contatto. La spinta è verso l'alto. E nell'espirazione dolcemente i pollici passano davanti al viso, si fermano all'altezza dello sterno con molta dolcezza. Le spalle sono abbassate, i polsi sono a contatto, il respiro ritorna normale, naturale. Ancora l'ascolto all'espirazione. Inspirando e respirando, namaste, inspiriamo, inspiriamo, namaste, salutiamo, scegliamo la posizione. Buongiorno a tutti, io sono Oscar, sono un insegnante di yoga e ho avuto l'opportunità in questi ultimi anni di fare un'esperienza con il Nada Yoga, il suono. Ritmo e vibrazioni. Prima di questo però dobbiamo parlare un attimino di simbologia. Come voi avete visto, io uso molto la simbologia. Il primo simbolo che abbiamo usato è stato quello delle fumigazioni. Le fumigazioni servono per tenere aperti questi canali energetici che sono in noi e quindi servono per dare questa opportunità di sentire queste vibrazioni che entrano liberamente. Quindi è proprio queste fumigazioni che ci permettono, essendo non tangibili, di orientarci verso i primi mondi che sono non visibili a noi. Quindi,
proprio di entrare in questa condizione del sentire più sottile, del percepire. Noi abbiamo questi bellissimi strumenti che sono i gong, qui, le campane di cristallo e le ciotole tibetane. Quindi questi tre strumenti, prima le ciotole tibetane, permetteranno proprio di entrare in quella armonia, in quelle vibrazioni più sottili, più leggere, meno tangibili. Poi sarà il suono del gong, che ha proprio una potenza, quella di pulizia, è un effetto solare, quello di portare via le famose sanskara, le comunicazioni che sono dentro di noi, e che noi ripetiamo sempre, e poi ci identifichiamo, non riusciamo più a togliere, diventano padroni. Il gong, quando la voce non serve più, le parole non servono più, è così che viene il suono poderoso del gong, che fa questa pulizia, come quando un giorno di mare è bello agitato, pulisce tutto il mio gong. Questo gong serve per rimuovere questi sankalpa, queste stratificazioni che abbiamo in noi. Quello della campana di cristallo invece ha un effetto proprio di espansione, un effetto lunare. Quindi in quel momento metteremo un proponimento e verrà espanso da queste vibrazioni. Per far questo dobbiamo partire innanzitutto dal nostro corpo fisico. Quindi dobbiamo contribuire anche noi con il nostro corpo fisico a mettere in condizioni di sentire queste vibrazioni sottili. Quindi faremo dei piccolissimi esercizi che ci permetteranno all'energia di poter fluire più liberamente. Quindi inizieremo con dei piccoli esercizi fisici. Il mantra ci permetterà di entrare in queste vibrazioni, seguiranno poi le cose tibetane, il gong e per ultimo il padre di cristallo. Questo è il programma di massima di questo. Per quanto riguarda il gong, può essere che alcuni all'inizio che non l'hanno provato un po' troppo forte, un po' troppo fastidioso. E quando noi facciamo resistenza, i nostri scheletri fanno resistenza. E quindi sentirete come un po' naturalmente di proprio di resistenza. A questo punto mettete la mano sinistra al cuore, la mano destra sopra, fate un bel respiro e tornate al respiro normale. Qualunque cosa emerga da questi suoni, ritmi, vibrazioni, lasciate che emerga. Per cui sensazioni, immagini, vibrazioni, calore, qualunque cosa. Perché proprio andiamo a pescare nel